Questa sera su Rai 1 rivedremo Albano e Romina Power nuovamente insieme. Andrà in onda infatti il grande concerto che li ha visti protagonisti lo scorso ottobre a Mosca. In questa occasione Albano ha festeggiato il suo 70° compleanno in compagnia dei suoi più cari amici come Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, Gianni Morandi, Mattia Bazar e Toto Cutugno. Ma l'ospite più gradita è stata certamente Romina Power, ex moglie del cantante che, dopo una separazione burrascosa, sembra essersi riavvicinata al suo compagno storico. In una recente intervista al settimanale Oggi, Albano spiega: cantiamo felicità e questo ha un senso poiché la tensione tra noi è finalmente scomparsa. Abbiamo sotterrato l'ascia di guerra e l'atmosfera che respiro adesso è sana e serena, fa bene al cuore e all'anima. Dopo la misteriosa scomparsa della figlia maggiore Ilenia nel 1994, la coppia ha attraversato momenti veramente difficili fino ad arrivare ad una tormentata separazione nel 1999. Tante sono state le ripicche tra Albano e Romina negli anni passati, ma ora sembrano aver raggiunto una pace ed una serenità che ha fatto sperare in una riconciliazione. Niente di più sbagliato, Albano ha ormai trovato la felicità accanto a Loredana Lecciso, con cui ha creato una nuova famiglia. La coppia ha due figli e dopo qualche momento di crisi la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Ma le parole di Albano sono di buon auspicio per il futuro. È una nuova vita quella che ci aspetta. Romina ed io abbiamo finalmente un rapporto basato sulla pace e sulla consapevolezza che i nostri figli sono felici. Non ci comportiamo più come nemici. Qualche maligno ha ovviamente insinuato che la coppia potrebbe avere un ritorno di fiamme e che Loredana non sia così entusiasta di questo riavvicinamento. Noi pensiamo solo che abbiano fatto finalmente pace. E voi?